me, oggi ti sei allargato, oggi hai detto troppi sfonnoni al negozio, domani controllate, perché non è bello sempre, capito? Si gioca e ride, però ci stanno quei giorni che devi essere un pochettino più serio, ci sono quei giorni che sei talmente tanto serio e arrabbiato che magari potresti dire cose che magari il cliente ci rimane male. Come chiami Simone? Come chiami? Come chiami? Omar? Omar è cognome. E nome? Omar? Bimbo. E bimbo Omar? Omar. Quello che c'hai già. Quello che nasce a maggio. Domenico. Lo chiami Domenico? Sì, come no. T'ho battezzo io allora. Sì. Ma vai, mi hanno detto che non è vero. No, Gigi. All'anagrafe te invece hai dichiarato. Gigi! Gigi! Non lo descrivo come un fratello per me, cioè più di un fratello. Io credo, fa amore con Gigi è come prendere il salame e buttarlo in un corridoio. Ah, una bella sciacquata. Ah, che voce. Sai, una grattatella. E mo ci penso io. Alla grande proprio. Andiamo tutto. Lambarapà. Lambarapà, ciccicocò. Becca, di Etti, becca di sti spicci. Un giovanotto, l'ho ringiovanito di 10 anni. Minimo 10 anni. Minimo. Tu lo farai la tinta, ma questo non è tinta. Questi non hanno capito che è tutta una finta, ma là ci lavora col cervello. Qua a chirica come sta? A chirica non si vede proprio. Ancora sì. Non si vede? Che si vede qua? Vabbè, insomma, dai, io vedere, siamo dai, pure fortunati. Vabbè. Guarda che mano, ieri. Il mio oggetto è il rasoio, che quando devo usare il rasoio mi si accende una lampadina. C'è chi pensava che venivo nero, 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 invece ha visto che roba. Bene, bene, bene. Rosicate, rosicate. Rosicate, e vanno avanti, va. Da che giovanotto? E becca, lì. Ecco 73 ci stanno. Rimangono. Posso fare a tutti? Maestro, eccoci c'è qua. Eccoci qua. Ciao, raga. La mia cosa che mi riempie proprio la soddisfazione che all'ultimo il cliente si è soddisfatto, ammazza, mi ha fatto una cosa proprio che io da tanti anni non l'ho mai vista. Che gli sarà rimasto? La bicicletta mi è rimasta. È passato di moda, no? Ah, io pensavo alla moto, che ne so, mamma mia. Guarda come controlla, guarda come controlla. Prima di parlare pensa. Guarda lo scartiello tuo. Senti, però se gli dice, lo dice buono, stai zitto. Scartiello, gli ho fatto scusa. Ma che cazzo hai detto? Ma chi gli dice sti detti? Oh, ma chi? Dove hai letti? Io non ho mai sentito lo scartiello. E abbiamo quelle calate purtroppo che sono così. Lo scartiello è napoletano, lo scartolato. Ancora. Sento persone che ci vivono da 30 anni, 40 anni, pure 50 anni, però l'accento napoletano non cambia mai. È il numero uno, eh. Mannaggia Gigio. Non cambierò mai l'accento. Ma non si può cambiare, è una cosa che ti è nata dentro, non è una cosa che dice, beh, te l'hanno insegnata. No, è una cosa che ti nasce dentro.